vabbè, a questo punto, visto che stai in una cucina, vuoi un caffè? Ti possiamo fare un caffè? Vai, sì, vai, grazie. Caffè. Allora, andiamo subito al sodo. Ti vogliamo parlare di un progetto. Un progetto a noi molto caro che si chiama Impossibili ed è uno spettacolo che vogliamo presentare quest'anno al Torino Fringe Festival. Faremo un riallestimento di questo spettacolo. Noi siamo i Fools, forse magari hai conosciuto la nostra regista. Che è Rosa Masciopinto, sì, che è anche l'autrice dello spettacolo insieme a Giovanna Mori. Ma di che cosa parla questo spettacolo per cui ti chiediamo una mano? Sì, allora, praticamente Impossibili è una fotografia dell'Italia contemporanea, dell'Italia attuale. Vuole essere un punto di vista poetico su quello che è la realtà che ci circonda. I protagonisti di Impossibili sono un lui e una lei. Questo lui e questa lei sono in casa. Sono in casa ma non stanno bene, si sentono male, si sentono avviliti, si sentono schiacciati, si sentono senza un futuro. Aprono una finestra per prendere un po' d'aria e guardano una stella luminosa davanti a loro. Decidono di seguirla, di uscire di casa e di seguire questa stella. Così aprono la porta ed entrano nella notte metropolitana. E le luci e i suoni delle televisioni accese li frastornano e loro vagano. E allora si trovano all'interno dei gruppi dei tifosi per vedere se la fede calcistica in qualche modo gli può dare una mano a trovare un senso loro presente. Ma non ne sono proprio convinti. Girando per la notte incontrano altri pezzi e si trovano a seguire una processione della Madonna per vedere se nella fede religiosa pure trovano qualcosa. Ma anche lì non ne escono propriamente convinti. Insomma, continuano a seguire questa stella e vanno fino a trovarsi particolarmente vicini e scoprono che in realtà questa stella è... E il resto poi te lo raccontiamo, te lo vieni a vedere. Sì. E per realizzare tutto questo ci serve il tuo aiuto. Abbiamo conosciuto qui a Torino una stilista incredibile, Donna Carmela. È un po' quella cosa che c'era. Che lei crea abiti, cioè cose che noi abitiamo. E come ci puoi aiutare concretamente a farlo? Dunque, come funziona? Si possono prenotare delle quote. Una quota vale 10 euro. Giusto. Quindi, se io metto 10 euro, prenoto una quota. Bravo. Se metto, per esempio, 20 euro, prenoto due quote. Bene. Se ne metto, se metto 50 euro, 5 quote. 10, 100 euro, 10 quote. 1000 euro. Sì, euro, ti amiamo tantissimo. No, veniamo nel salone di casa tua a farti Impossibili. Sì. Insomma, ci dai una mano e diventi coproduttore anche tu di questo spettacolo, in piccolo o in grande che puoi. Se hai visto già il nostro spettacolo e ti è piaciuto, ti piace la nostra poetica e vuoi vedere in scena come trattiamo anche questo argomento, beh, allora dacci una mano, diventa coproduttore. Io devo essere sincero, se fossi un estraneo non so se mi sosterrei, Non lo so, io non sono d'accordo. Secondo me la libertà è partecipazione. Cioè? Cioè, devi partecipare alla vita sociale, alla vita che ti circonda. E con un pensiero anche, un pensiero che ti accomuni, sviluppare un senso critico rispetto a quello che ti accade. Se no, quando succederà qualcosa a te, è inutile che ti lamenti, poi te la pinta. Chiarissimo, hai ragione, è vero. Caffè, mio caro, allora che dici? Ce la dai una mano? E dai. Ci aiuti? Sì. Vai.